Bentornati sul canale YouTube 9000 giri e lavorazioni. Ciao a tutti, io sono Mirko, capo officina di 9000 giri e da 20 anni che mi occupo di preparazioni sia per passione che per lavoro. Oggi incominceremo con una Fiat 500 Abarth 595 Turismo da 160 cavalli, la porteremo a 230-240 cavalli in vari step. Allora, il primo step, il cliente giustamente ha voluto mettere un classico filtro ad aria a pannello nella scatola originale e una rimappatura centralina, portando la macchina intorno ai 190 cavalli. Ovviamente l'appetito viene mangiando, dopo qualche mese ha voluto fare un upgrade. Quindi abbiamo fatto dello step 2, cioè montando un turbo identico all'originale ma maggiorato all'interno, sia nella girante di scarico che di mandata. Un catalizzatore metallico 200 celle e andremo a sostituire il filtro dell'aria con un'otta della BMC dedicata a questa macchina. Rimapperemo di nuovo la centralina portando la macchina intorno ai 230-240 cavalli. Allora, come potete vedere, qua c'è il catalizzatore metallico 200 celle, ovviamente serve per rimanere nei parametri durante la revisione, confronto l'originale che di solito è un 600 celle. Qui invece abbiamo le due turbine originali, una è questa qua che vedete originale con le chiocciola più piccola e questa qua è quella modificata che abbiamo fatto la lavorazione per allargare le chiocciole per avere ovviamente più cavalli e più pressione. Questo invece è il filtro della Otta dedicato in carbonio che abbatte di 2-3 gradi la temperatura dell'aria all'interno. E poi questo invece è l'intercooler maggiorato frontale che andremo a mettere finito il tutto, ovviamente per abbattere la temperatura termica dell'aria in entrata. Ovviamente abbiamo anche montato una nuova linea di scarico Ragazzon maggiorata che parte esattamente dal catalizzatore fino in fondo al terminale con la doppia uscita classica destra e sinistra delle 500 Abarth, ovviamente per l'incremento di potenza e per avere un'agevolazione nel fluido dei gas di scarico. Finito di montare tutto questo, verrà rimappata a banco in maniera da calcolare esattamente i cavalli che riusciremo a tirare fuori. Una lavorazione del genere siamo intorno ai 240-250 cavalli. Abbiamo montato anche degli iniettori nuovi maggiorati da 300 PSI confronto agli originali che sono un po' più piccoli, in maniera da avere più benzina e più potenza. A questo punto, una volta rimappata e fatti tutti i test che dovremo fare, da 160 cavalli originali la macchina sarà molto più performante e più potente, intorno ai 240 cavalli, ovviamente una maggior coppia e una maggiore erogazione di potenza, portando anche, diciamo, la macchina a essere più scattante e più veloce. Se volete essere aggiornati su nuove preparazioni, vi invito a seguire questo canale e mettere un like su 9000 giri preparazione auto. Grazie a tutti e alla prossima.